Allora, intanto spieghiamo che cosa abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice. Abbiamo chiesto un po' di ospitalità a questo gentile signore del bar Carnelli, che ci ha messo a disposizione delle sedie e dei tavoli semplicemente. Abbiamo distribuito qualche locandina nel quartiere e abbiamo messo a disposizione degli impianti. Quindi una cosa praticamente a costo zero. È costato questo corso, è stato il costo delle locandine, dei volantini, di 10 euro. Abbiamo dato un servizio per 3 settimane a un quartiere che è sprovvisto praticamente di tutto e siamo entrati in contatto più profondamente con questa realtà, per cui da questo momento in poi si continua a costruire. Telecamera, eccola qua. Allora, questo è a nome del Movimento 5 Stelle, l'avevo ispirato per facilità, e questa è la tenda di grazie. Ecco il progetto. Facciamo un applauso al signor. Signora, questo è un bagno, lei un bagno. Che diavolo però? Ah, va bene, sì, è voi. Allora, facciamo qualche intervista, quindi vi è piaciuto questo corso, volete fare un verso? Dite un po' che ne pensate. Vai. Volevo fare un film chiaro. Forza chiaro, vai. Non disturbare tu, ma se mi disturba tu. Mi piaceva vedere. Vogliamo sentire pure una mamma che cosa dice a proposito di questo corso. Sono bravissimi e vi auguro di andare sempre più avanti. Con rigidi capiscono subito le problematiche dei ragazzi e delle mamme e ci aiutano anche a noi psicologicamente con i nostri figli. Grazie. Vado da parte di tutte le mamme. Grazie. 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 E tu che cosa vuoi dire tu? Io niente. Perché niente? Io vorrei dire che non ti è piaciuto, che non è venuto quasi mai. Lui vuole dire che ha fatto filone. Lui vuole dire che ha fatto filone per giocare a calcetto l'altra volta. Oh. E l'abbiamo scoperto. Andrea, ma tu che c'entri? Ciao. Allora, la cosa più brutta di questo concorso, di questo corso, se secondo è stato che dato che siamo in da un ristorante e ci sono tante cose che bisogna fare, ma non me ne posso mangiare. E questa era la cosa più odiosa. Secondo, la cosa più bella è che l'ultimo giorno ho potuto fare disegni perché avevo portato il quaderno e le penne. E io